Come la facevo a lasciare lì nel carrello? Come? Voi direte, hai fatto la scoperta dell'America. Complimenti, genio. Oddio, mi pizzica il naso. Oddio, quanto sono belle. Perché sono così belle? Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi vedere un ordine che mi è arrivato dal mitico AliExpress. Per chi non conoscesse, appunto, AliExpress è un sito tipo eBay, mo' di eBay, con tanti venditori all'interno. E voi quando fate un ordine, anche se l'ordine è unico, però i venditori sono diversi. Quindi in questo caso, appunto, ho ricevuto soltanto due pacchettini, ma ho fatto altri ordini. Quindi, insomma, quando arriveranno, magari ve li mostrerò più in là o comunque. Comunque ditemi, appunto, lasciatemi un commentino se volete magari i video degli altri prodottini che mi arriveranno quando mi arriveranno. Mi sembra che io non l'ho mai fatta una cosa del genere, appunto video spacchettamento, ma dato che mi sono appena arrivati, sono andata appena a ritirare, ho deciso appunto di aprirli, di spacchettarli con voi. Vi ricordo che se non siete iscritti al mio Instagram, ve lo lascio qui, appunto, vi lascio il mio nome, così potete andare appunto a seguirmi, perché restate sintonizzati, perché settimana prossima di sicuro ci sarà una mega sorpresa per voi, quindi andatemi assolutamente a seguirmi, anche perché comunque io lì sono molto molto più attiva, soprattutto con le stories in cui mi vedete in tutte le paste. Insomma, andatemi a seguire, brutti cattivoni, e iniziamo insomma con il video. Allora, come prima cosa, quale apriamo? Apriamo questo che è piccolino ed è facile da aprire. Dentro questo piccolo pacchettino troviamo. Cos'è questa? Ah, è una maschera all'aloe e alga. Quale alga non si sa, però va bene. E questa è della marca Kai Kui, che io non avevo mai 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 provato. Dici, se ce la fai vedere magari la capiamo anche noi. Questa è la maschera. Io l'avevo vista, mi ha, ovviamente se mi conoscete, a me cosa mi ha attirato? Mi ha attirato soprattutto il pack con questa signorina seduta, tipo fiabesca, molto fiabesca, con stignometti, col gattino, non lo so, mi ha attirato tanto e quindi l'ho voluta prendere. Ah, una cosa che ho scoperto. Voi direte, hai fatto la scoperta dell'America. Complimenti, genio. È appunto che su ogni maschera, adesso qui non si vedrà mai nella vita, perché non riuscirò mai a metterla a fuoco, però magari vi faccio tipo un close-up e ve lo metto tipo qua, lo faccio con la macchinetta. Io mi sono sempre chiesta tipo la data di scadenza delle maschere e appunto non riuscivo mai insomma a capirci tanto bene. E appunto se voi sotto la maschera proprio. Qui di solito se girate la maschera c'è tipo una scritta tipo in rilievo e appunto lì vi dice lì la data di scadenza. Questa appunto voi controllate, mi raccomando, sempre sempre sempre, perché nelle mie maschere, nella mia collezione tra virgolette di maschere, ce n'era una del 2017 comprata da Primark, se non mi sbaglio. Infatti quella l'ho buttata e basta. Quando l'ho comprata io non l'avevo vista e insomma, vabbè, comunque questa qui scade nel 2021, quindi ci siamo. Ho controllato tipo tutte le altre maschere di AliExpress e scadono tutte quante 2019, 2020, soprattutto quasi tutte 2020, quindi top, top, top. Andiamo ad aprire quest'altro pacchettino. Questi sono un po' più rompiscatole da aprire, perché se voi fate come me, andate qui, vi si appiccica sopra il dito. Oddio, mi pizzica il naso. Oh, che paccozzo! Sì! Allora, oddio, che belle! Come sono felice! Ovviamente, cosa ho ordinato secondo voi? Altre maschere, perché ero rimasta un po' non a secco, perché non è vero. Sono io che vado in panico, tipo, oddio, non ho più maschere viso, come faccio? Oddio, quanto sono belle! Perché sono così belle? Allora, partiamo con calma. Martina, stai calma. Rilassati, respira. Come prima cosa, troviamo questa, che è bellissima. Guardate il pack. Guardate, guardate, come si fa a resistere? Cioè, ditemelo. Come si fa? Allora, comunque, questa è una Wild Vegetable Fresh Moisturizing Facial Mask. Meno male che sto in Inghilterra e sto imparando l'inglese. Lo stai facendo benissimo. È della BioAqua, una maschera appunto alla frutta, stavo dicendo, alle verdure, con estratti di verdure e bla 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 bla. Non ci posso credere al 100%, perché comunque è scritto tutto in giorgianesco.
Però contiene estratti vegetali e idratanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa già mi piace tantissimo, cioè già giusto per il pack, veramente. Io la amo, io non so come faccio a resistere a sta roba, infatti non resisco, non resisto appunto. Vediamo un po' come si comporterà. Sempre della bioacqua, questa la puntavo da tantissimo tempo, solo che non volevo fare un ordine solo con questa, ed è questa qui. Come la facevo a lasciare lì nel carrello? Come? Questa è la Pink Mask, dovrebbe avere comunque un effetto sbiancante, tipo pulente, eccetera, 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 ma soprattutto secondo me sarà molto idratante. E ovviamente, cioè io l'ho presa solamente per questa, ci farò mille foto e... Non credo che abbia appunto la faccia disegnata a maialino, però ho fatto un altro ordine con delle maschere appunto disegnate, con gli animaletti disegnati, quindi aspettatevi tipo un video dove le provo o dove faccio la cretina appunto insieme a voi. E questa è un'altra ed è sempre della Bioacqua. Un'altra maschera che ho preso è questa al latte e miele e questa è della marca... Non ne ho idea. Sì, è della marca Images, credo. È scritto qua, quindi dovrebbe essere questa, perché altrove non riesco a, insomma, a leggere altre marche, se non in giorgianesco, quindi... ma comunque il packaging è fantastico, cioè io vi posso dire che i disegnini sono fatti benissimo ed è paragonabile ad una maschera, cioè, tipo di Sephora, che io non ho mai comprato personalmente, però veramente sono fatte benissimo, proprio come... I dettagli, il tutto. E poi io le amo le maschere di AliExpress, chi più chi meno, però sono sempre strafantastiche, cioè già toccandola si sente che è strapregna di prodotto, quindi già super top all'inizio. E questa era una maschera nutriente, come potete immaginare, perché è al miele e latte, quindi sarà super super nutriente. Poi l'ultima cosa che ho preso è la maschera alla vitamina B. Questa, che lo stesso non so di che marca è, perché appunto non c'è scritto in inglese, credo sia tipo Anki o Ankei, qualcosa del genere, perché è scritto qui, non si vedrà mai mai mai. Comunque questo è l'estratto di vitamina B e dovrebbe tipo riequilibrare il pH della pelle, dovrebbe rendere la pelle forte, eccetera eccetera eccetera. Io ho preso maschere prevalentemente idratanti, perché sono quelle che io tendo a fare più spesso quando voglio fare, ecco, uno scrub oppure una maschera purificante, eccetera eccetera eccetera. Ce le ho, ma tendo ad usare quelle in crema, quindi in stick, per esempio tipo questa della L'Oreal o per esempio come quella della Dr. Organic, eccetera eccetera eccetera. Queste qua invece le trovo ottime proprio per dopo una maschera purificante o dopo un bello scrub o dopo, ecco, una pulizia a fondo del viso. Queste qui mi vanno a rimpolpare un po' tutta la pelle e riammorbidirla tutta per benino. Questa, quindi questa è... E niente, io questi sono stati i miei acquisti, quindi in totale ho preso 1, 2, 3, 4 e 5, mi sono arrivate 5 maschere, queste sono, le faccio rivedere, vi lascio il link giù nell'info box del sito di AliExpress, perché dovete assolutamente andare a darci un'occhiata, hanno anche l'applicazione, quindi è stracomoda purtroppo per noi psicopatici e acquistatori AliExpress compulsivi. Come al solito, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un pollicino se appunto l'avete trovato utile, o comunque lasciatemi un commentino appunto se volete altri video dove spacchetto appunto pacchettini da AliExpress. Iscrivetevi al canale se non ancora siete iscritti, perché rimanete appunto sintonizzati, perché ci saranno delle sorpresine per voi. Mi raccomando, attivate la campanella, perché YouTube è un po' pazzo ultimamente. Io vi mando un bacione grande, ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao!